fatto una brutta partita. Sicuramente oggi la regina è stata superiore a noi. Le motivazioni le cercheremo, non lo so. Certamente la regina è una squadra che è molto più pronta di noi in questo momento. È una squadra che è partita il 31 luglio, quindi ha un mese in più di lavoro rispetto a noi. È una squadra già praticamente collaudata, quindi è normale che sia molto più avanti rispetto al nostro tipo di preparazione. Abbiamo fatto una brutta partita, chiudiamo questo capitolo, andiamo avanti senza fare troppi drammi, perché siamo appena all'inizio, noi stiamo lavorando da veramente poco, pochissimo. C'è stata anche la partita infrasettimanale di Coppa, quindi gli allenamenti che abbiamo fatto assieme a livello tattico di squadra si possono contare su una mano, quindi bisogna Io non sento più nulla. Mi pare c'è Marzio. Sì. Marzio, prego. Sì, eccoci qua. Buonasera, mister. Io le volevo fare questa domanda. Ho sentito prima il suo intervento iniziale, poi andare il collegamento. Quindi è soltanto una questione di amalgama, che calcolando che Pescara è una squadra completamente nuova, o ci sono anche altri fattori che la preoccupano? Io ho visto una squadra che dopo il calcio di rigore sbagliato poi sembra una squadra spaventata, quindi anche a livello mentale, di approccio, credo che ci sia tanto da lavorare. Ma no, c'è tantissimo sotto tutti i punti di vista, sia tattico che tecnico, di mentalità. Ripeto, l'impressione l'ho avuto anch'io, come se dopo il calcio di rigore ci fossimo un po', avessi un po' abbassato un po' la testa, ecco. Quindi bisogna capire che durante le partite ci sono anche momenti di difficoltà in cui non bisogna mai, bisogna avere sempre una stessa linea, no? Bisogna migliorare, bisogna lavorare non solo tatticamente, non solo tecnicamente, ma anche a livello di mentalità. Ecco, io volevo fare un'altra domanda anche sui singoli. Io per esempio ho visto un Bellanova che già in una partita col Chievo aveva fatto degli errori simili, che ha grosse difficoltà in fase difensiva, per esempio. Ho visto anche Jarosiski che non è stato sempre molto molto attento. Lo stesso Galano, a mio avviso, mi è sembrato anche un po' svogliato. I colpi li ha, però secondo me anche su qualche singolo dovrà forse rimettere in riga, se possiamo dire così, qualche suo giocatore. Non è una questione di mettere in riga, è una questione di lavorare e migliorare. Bisogna tenere in considerazione tante cose. Bellanova ha 17 minuti l'anno scorso con i grandi, quindi è normale, è un ragazzo che... Lui ha subito molto l'impatto dell'errore che ha fatto nel primo gol, e l'ha ripetuto la seconda volta e anche la terza volta. Quindi, purtroppo, quando hai dei giovani in campo, devi avere anche la pazienza di aspettarli, di lavorarci e quant'altro. Le richieste difensive, ogni allenatore ha le sue proprie richieste difensive. Noi non giochiamo su manovre singole, ma di reparto. Quindi, anche lì non è che puoi. Avere tutti i movimenti alla perfezione con 5 allenamenti. Ci vuole un po' di tempo, come è normale che sia. Profeta di Rete 8. Con Rete 8 Sport. Io ho visto un Pescara con tutte le attenuanti in grave ritardo. Sei preoccupato? No, preoccupato no, me lo aspettavo anch'io. Non è che in grave ritardo, è che la regina era molto in anticipo. La regina è partita il 29 luglio, se non sbaglio, il 31. Il 20 luglio è partita di tiro. È una squadra che ha messo dentro dei giocatori nuovi, ma rispetto alla squadra dell'anno scorso veramente pochi. Quindi è una squadra che ha lavorato già, ha il lavoro di un anno alle spalle e un mese in più di preparazione. Quindi fisicamente c'è sul classato, ma questo non vuol dire che noi non lavoriamo, vuol dire che sicuramente sono più avanti di noi, ma questo è sotto gli occhi di tutti. Costantini.
giusto, i rigori li sbaglia chi ha il coraggio di andare sul dischetto a tirarli. Lui è un rigorista, l'ha sempre tirati e purtroppo non l'ha tirato male, è stato sfortunato perché ha preso il palo. Non lo so, queste sono cose che lascio anche un po' a loro, nel senso che a mio avviso non può un allenatore decretare il rigorista, perché poi il rigore è un momento molto delicato e anche lo stato mentale conta tantissimo in quel momento. Ferdinando Gelasi, Reggio. Mister, avendo seguito come milioni di italiani anche la sua carriera da calciatore, che è stata una carriera costruita oltre che sulle grandi qualità, sulla tempra, sul combattimento, le chiedo, dal momento che secondo me la partita era stata preparata molto bene, quanto le ha dato fastidio soprattutto il secondo e il terzo gol? Perché mentre il primo nasce da una palla, da un'azione geniale, da un'intuizione geniale di Menez, nel secondo e soprattutto nel terzo gol sinceramente ho visto un atteggiamento troppo molle, remissivo, è mancata quella sorta di cattiveria. Vorrei sapere se è d'accordo con me. Ma adesso che questo, il gol della regina ce ne siamo fatti tutti da soli, perché sicuramente la regina arrivava prima su tutti i palloni, ha più condizione fisica, ha corso di più, tatticamente si è mossa meglio, soprattutto con il pallone, però onestamente i gol che ha fatto la regina ce li siamo fatti da soli noi. E poi è vero che siamo stati nettamente inferiori oggi sui duelli individuali, no? Arrivavamo sempre secondi e non avevamo quella giusta cattiveria. Posso fare una domanda? Scusa Massimo, io ho notato che però questa squadra, al di là delle defiance difensive, di quello che hai detto tu che è giustissimo, mi sembra che si tenda troppo a giocare la palla sui piedi, cioè c'è poco attacco della profondità, anche i movimenti offensivi. Mi sbaglio? È un'impressione sbagliata appunto oppure una sensazione giusta? No, è vero nel senso che anche quello è un aspetto che dobbiamo migliorare tantissimo. In questo momento questa è una squadra che quando abbiamo la palla, quando da dietro abbiamo la palla, i centrocampisti, i difensori, le punte praticamente vengono sempre tutte incontro, ma qualcuno deve anche allungare le squadre avversarie e deve attaccare la profondità, ma queste sono cose che vengono con il lavoro e con il tempo. Il fatto di giocare da dietro, noi proviamo a giocare da dietro, ma perché abbiamo la convinzione che possa portarci dei benefici. E non è che dobbiamo giocare la palla sempre e costantemente anche quando le altre squadre ci vengono a prendere uno contro uno. Io chiedo ai miei ragazzi che quando c'è il momento di difficoltà si può anche alzare una palla. E onestamente oggi abbiamo fatto degli errori sui gol della regina clamorosi, ovviamente abbiamo fatto noi l'assist a loro. E quindi non c'è neanche a dire un passaggio sbagliato per qualche centimetro. No, gli abbiamo proprio dato palla, quindi quando commetti questo tipo di errori non è una questione di disattenzione alla difesa, perché poi è proprio un errore tecnico. Ok, se non ci sono altre domande liberiamo Mister Oddo perché il Pescara deve partire all'aereo fra 20 minuti. Ecco, io l'ultima, sono di Marzo del Centro, l'ultima, mister, volevo chiedere insomma cosa dirà la società, io le faccio questa domanda, cosa dirà la società alla luce della sconfitta di oggi in chiave mercato, che mancano comunque meno di 48 ore? Cosa dirò? Nulla, la società ha visto la partita e si è resa conto che è stata una brutta partita, di questo ne siamo consapevoli tutti, non è che ci possiamo nascondere dietro qualcosa che non c'è. Però bisogna anche restare calmi perché siamo agli inizi. 4 anni fa perdiamo 4-0 con il Livorno, quindi può succedere anche che perdi 3-1 con una squadra forte come la regina. Quindi bisogna stare calmi e non farsi prendere dall'ansia, perché sono consapevole, certo, che questa squadra con il lavoro migliorerà tantissimo.